Ciao a tutti, oggi preparo il pane ciabatta, un pane che adoro, leggero e croccante. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog. Preparo la biga, verso l'acqua a temperatura ambiente in un contenitore con coperchio. Ci metto il lievito di birra e mescolo bene facendolo sciogliere. Aggiungo la semola rimacinata a pietra e mescolo velocemente. In seguito aggiungo tutta la farina a zero e con un mestolo mescolo, senza particolare attenzione. La cosa fondamentale è che non ci sia più farina libera. Il composto si presenterà scomposto, non amalgamato. Copro con il coperchio e lascio fermentare ad una temperatura di 18-20 gradi anche fino a 20 ore. Avendo in casa una temperatura maggiore, ho lasciato lievitare la biga per 8 ore ad una temperatura di 22 gradi. Dopo 8 ore, ecco la biga fermentata. La inserisco nel contenitore della planetaria e la faccio andare per 6-7 minuti con il gancio. Ottengo un bell'impasto incordato e senza agrumi. A questo punto finisco l'impasto, integrando piano piano l'acqua in piccole dosi. Metto il sale, lo faccio assorbire e continuo a mettere l'acqua e la farina in piccole dosi. Aggiungerò i successivi quantitativi di acqua e farina solo quando i precedenti non si saranno assorbiti. Questa fase può durare circa 15 minuti. Alterno la prima e la seconda velocità. Ed ecco il mio impasto pronto, lo sistemo in un contenitore e unto con olio. E faccio un primo giro di pieghe. Lo sollevo tirandolo e lo piego dal lato opposto. Faccio questa operazione sui quattro lati. Poi lo copro e lo lascio rilassare per 15 minuti. Ripeto le pieghe per 3 volte. Con intervalli di 15 minuti. Finita la terza piega, lo lascio lievitare per 1 ora e 30 minuti a temperatura ambiente. Dovrà perlomeno raddoppiare di volume. A volume raddoppiato, spolverizzo il piano di lavoro con la semola e un cucchiaio di farina. Ci lascio cadere l'impasto, lo faccio cadere senza piegarlo. Lo spolverizzo con semola e un po' di farina e lo divido in due parti uguali. Non lo tiro, non lo appiattisco per non rovinare la lievitazione. A questo punto capovolgo ogni panetto su un foglio di carta forno spolverizzato con della semola. Faccio la stessa cosa anche con l'altro panetto. Se vuoi una ciabatta più bassa, puoi tirare i panetti leggermente. Lascio i panetti all'aria per 30 minuti e nel frattempo accendo il forno a 250 gradi statico. Ci metto una teglia sul fondo e la pietra refrattaria nel livello intermedio. Porto il forno a temperatura. Ci vorranno più o meno 30 minuti, il tempo di riposo delle ciabatte. Trascorsi i 30 minuti, trasferisco le ciabatte sulla pala per pizza e le inforno facendole scivolare sulla pietra refrattaria.
Verso nella teglia sistemata in basso circa 40 g di acqua per generare vapore, così la crosta non si svilupperà subito, facendo crescere bene la ciabatta. Cuocio a 250 gradi i primi 10 minuti. Poi abbasso il forno a 220 gradi per altri 30 minuti. A cottura ultimata spengo il forno, lo lascio socchiuso mettendoci un mestolo a contrasto con lo sportello. Lascio le ciabatte nel forno spento con la valvola aperta per 15-20 minuti. Dopodiché le tolgo dal forno e le lascio freddare su una griglia o su un tagliere per il pane. Ed ecco le mie ciabatte leggere, croccanti, alveolate, guardate che splendore! E adesso prova assaggio con il mio olio toscano biologico. E che dire, una ciabatta favolosa! Spero che il video vi sia stato utile. Un abbraccio, a presto!